Ciao ragazze, volevo stasera parlarvi di uno scrub naturale fatto con cose che potremmo avere in casa. Allora, si tratta di farina di semi di canapa sativa bio, che voi sapete che ha un sacco di proprietà e comunque dovreste andare a cercare su internet. Comunque qua penso che si veda e fare la vostra ricerca personale perché sono cose interessanti che è sempre bene approfondire da se stessi. Comunque usando questa farina qui di semi di canapa appunto e poi farina di cocco in polvere così, poi amido di riso. Queste cose si trovano al supermercato, eh? E poi avena integrale, la farina. Io perché uso l'avena? Perché io ho la pelle più secca, più sensibile, quindi uso quella lì, però si può usare anche la farina di riso, eh? E poi l'olio di jojoba, in questo caso io uso questo qui, mi trovo bene. Poi dice puro al 100% ed è vero. Ok, poi olio di vinaccioli che è quello commestibile, io l'ho travasato qua perché è una boccetta, è airless, you know, e quindi quando schiacciate il dosatore viene giù e non fa passare l'aria, quindi non va male. Questo qui era una roba orrenda che, vabbè, io vi consiglio di stare lontani. Comunque era una specie di olio paraffinato per capelli. E niente, questi sono gli ingredienti. Allora, un cucchiaino di amido di riso, un cucchiaino di legno normale, di riso, cioè di legno, scusate, un cucchiaino di questo. Prendete già un barattolo, magari io ho preso questo qua che avevo. E l'ho già messo qua dentro. Come vedete, lo dovete mettere tutte queste polveri qua dentro più gli oli e mescolare e viene fuori una cosa così ed è asciutta, come vedete. Perché asciutta? Perché così non va male. Non c'è bisogno neanche di tenerlo in frigo. Adesso qui è un po' finita perché l'ho usata, comunque l'avevo già fatta. E volevo appunto dirlo anche a voi perché è una cosa che lascia la pelle meravigliosa, vellutata, idratata, anche devo dire rivitalizzata, insomma, è un toccasana per la pelle. Comunque, voi fate così, dunque mettete un cucchiaino, dicevo, di amido di riso, un cucchiaino o due, anzi due di farina integrale di avena o anche farina normale, non integrale magari, però questo qui non è così ruvida, vedo che non è così abrasiva. Poi mettete un cucchiaino di farina di semi di canapa sativa bio o insomma meglio biologiche le cose e poi 3 cucchiaini di questa qua. Scusate, di farina di cocco, li mettete qui in questa scatola come vi dicevo. Vi ricordate di non far mai entrare l'umidità perché potrebbe essere deleteria, creare micromuffe e cose del genere. E al momento, quando vi occorre, io questo lo uso per il viso, ma si può tranquillamente usare anche per il corpo, quando vi occorre praticamente mettete un po' sul palmo della mano e la mischiate con un po' d'acqua e fate lo scrub sul viso. Bene, questo è tutto, è facilissimo. Ah, poi non ho detto l'olio di jojoba, dunque un cucchiaino e un cucchiaino di questo, non so se l'avevo detto, comunque. Io con questo vi lascio e spero che mi facciate sapere nei commenti qua sotto se l'avete provato, se ha funzionato per voi. Per me è fantastico, io ho la pelle delicata, sensibile, la pelle chiara. Quindi non, cioè,
cioè, non voglio una cosa troppo abrasiva, io provando con questo è veramente morbido, lascia la pelle fantastica. L'unica cosa che dovete ricordarvi di chiudere molto bene il barattolo, meglio se di plastica così ripara meglio, ma anche di vetro ovviamente va bene, io adesso non ce l'avevo disponibile e basta, e poi ricordatevi di mischiarlo con l'acqua e sarà una cosa fantastica.